Buongiorno a tutti, sono Giorgia Dragoni, sono una ricercatrice degli Osservatori Digital Innovation, in particolare mi occupo di attività di ricerca nell'ambito del tavolo di lavoro Digital Identity. Nella videopillola di oggi vi racconterò alcune iniziative proprio basate su identità digitale che stanno nascendo in diversi paesi del mondo e che possono avere un ruolo nel contrasto della diffusione del coronavirus. Proverò ad analizzare e confrontare alcuni casi internazionali identificando proprio il ruolo dell'identità digitale nel contesto dell'emergenza sanitaria. Vediamo innanzitutto cosa si intende per identità digitale. L'identità digitale è la rappresentazione digitale di un individuo sufficientemente dettagliata da rendere l'individuo distinguibile all'interno di un contesto, ovvero il contesto digitale. L'identità digitale è alla base dell'accesso a servizi digitali da remoto ed è uno strumento in grado di abilitare transazioni che avvengano senza la necessità di presenza fisica. Proprio per la sua natura, l'identità digitale richiede quindi meccanismi di sicurezza elevati, per garantire effettivamente che, l'utente, la persona, che sta cercando di accedere a un servizio o di effettuare una transazione sia effettivamente chi dice di essere. Qual è il ruolo dell'identità digitale nel contesto del Covid-19? Come detto, abbiamo svolto un piccolo censimento di alcuni casi interessanti che abbiamo individuato a livello internazionale. Naturalmente, la presentazione di oggi non ha la pretesa di essere esaustiva, di raccontarvi tutte le iniziative che si stanno sviluppando, anche perché sono veramente tante, ma l'idea è quella di raccontarvi alcuni esempi che possano mettere in luce i diversi utilizzi dell'identità digitale. Proprio a supporto di quello che è il contrasto del coronavirus. Il primo utilizzo è appunto quello dell'identità digitale come strumento per l'accesso a servizi digitali da remoto. Come detto, l'identità digitale garantisce la possibilità di accedere a servizi comodamente da casa propria in diversi ambiti applicativi e quindi questo già è un elemento che può facilitare il distanziamento sociale. Un ulteriore utilizzo dell'identità digitale è quello dei sistemi di tracciamento che possono essere applicazioni piuttosto che sistemi di sorveglianza di massa utili per cercare di mappare e controllare la diffusione dei contagi. Un elemento fondamentale che può essere utilizzato in questo contesto in differenti ambiti applicativi è quello della biometria, quindi vedremo insieme alcuni esempi di utilizzo di sistemi di riconoscimento biometrico. Infine, un ulteriore elemento interessante è quello dello sviluppo e dell'utilizzo di sistemi decentralizzati in una logica di self-sovereign identity, ovvero sviluppati con un approccio che ha la finalità di riportare il controllo dei dati che formano la propria identità nelle mani dell'utente, che dovrebbe averne il pieno controllo e decidere quali altri utenti possano accedere a quali dati. Vediamo la prima categoria, quindi l'accesso a servizi digitali da remoto. Il primo caso riportato non poteva che essere quello italiano. In Italia, infatti, dal 23 marzo 2020, il 23 marzo sono state emanate le linee guida di AGID, l'Agenzia per l'Italia Digitale, che riconoscono a SPID il valore giuridico per la sottoscrizione autografa, quindi permettono a SPID di diventare anche uno strumento per la firma di atti e contratti, oltre che naturalmente uno strumento per accedere ai servizi della pubblica amministrazione in formato digitale. Un ulteriore strumento che è stato recentemente abilitato all'inizio di aprile di quest'anno è la carta d'identità elettronica. Carta d'identità elettronica che diventa quindi un'ulteriore modalità insieme al PIN che viene rilasciato, che viene consegnato in fase di rilascio della carta d'identità per accedere appunto ai servizi della pubblica amministrazione.
Una strategia simile a quella italiana è quella che si sta sviluppando negli Emirati Arabi. Anche in quel contesto, l'uso dell'identità digitale è cruciale per l'accesso ai servizi digitali governativi. In particolare, gli Emirati Arabi utilizzano un'applicazione sviluppata nel 2018 e che sta avendo un ruolo, fondamentale nel contesto dell'emergenza sanitaria, che permette agli utenti di accedere a servizi e anche di firmare digitalmente i documenti. Ma non sono solo i servizi della pubblica amministrazione ad essere interessati, dall'identità digitale. C'è per esempio tutto il contesto dei, servizi finanziari. È interessante guardare in questo caso a quello che sta succedendo sul territorio indiano. L'India utilizza da ormai diversi anni un sistema di identità digitale chiamato Aadhaar, in cui è stato inserito anche questo servizio che permette il ritiro di contanti comodamente da casa propria. Quindi un utente semplicemente facendo richiesta digitale di avere dei contanti, utilizza l'autenticazione biometrica e una one-time password, per poi ricevere a carico di un operatore postale il denaro richiesto direttamente a domicilio, quindi un mezzo per evitare che le persone debbano uscire di casa. Un ulteriore servizio che può essere abilitato dall'identità digitale è quello del voto da remoto. Sono in fase di valutazione delle procedure che potrebbero consentire ai membri del Congresso degli Stati Uniti di esprimere la propria votazione, la propria opinione in merito ad alcuni argomenti oggetto del Congresso, proprio utilizzando sistemi di autenticazione biometrica, quindi da remoto, senza necessità di prossimità. La seconda categoria è quella delle soluzioni per il tracciamento digitale. Se ne sta parlando moltissimo in questi giorni, anche perché pare che sia stata identificata quella che sarà l'applicazione italiana per il tracciamento dei contagi da coronavirus, che si chiamerà Immuni. Tante soluzioni in questo senso sono già state sviluppate in diversi paesi. In particolare, il caso più dibattuto in assoluto è quello cinese, in cui è stato sviluppato un sistema chiamato Health Code, in cui il personal ID number dei cittadini cinesi viene tramite una serie di criteri relativi agli spostamenti degli individui, al potenziale contatto avuto con altri soggetti che poi sono risultati positivi al coronavirus, piuttosto che a tutta una serie di azioni compiute come i pagamenti, è in grado di assegnare a ciascun cittadino un livello di rischio, quindi un codice, un QR code, che può essere verificato tramite le app WeChat e Alipay, quindi non richiede nemmeno il dover scaricare un'app dedicata. Un'ulteriore iniziativa interessante è quella che è stata sviluppata a Singapore, Trace Together. È un'app in grado di registrare lo scambio di segnali che avvengono tra diversi telefoni via Bluetooth, una tecnologia simile a quella che dovrebbe guidare anche l'app italiana Immuni. Il sistema è quindi in grado di tracciare in automatico i contatti degli utenti e nel momento in cui un utente dovesse risultare positivo a coronavirus, sarebbe facile e veloce identificare coloro che hanno avuto contatti con lui. Non sono solo però applicazioni per il tracciamento digitale, quelle che si stanno sviluppando, si stanno infatti diffondendo anche sistemi di sorveglianza di massa. Quindi, per esempio, il caso russo indicato prevede che le telecamere di sorveglianza già installate in diversi punti pubblici di una città russa vengano
vengano utilizzate per identificare tramite riconoscimento facciale i cittadini che stanno violando la quarantena. Quindi diversi cittadini sono già stati identificati grazie a questo sistema, cittadini che avrebbero dovuto rispettare una quarantena obbligatoria e che invece si stanno muovendo all'interno della città. Un altro caso interessante è quello del Liechtenstein, in cui si sta pensando di diffondere dei braccialetti biometrici smart in grado di rilevare una serie di parametri sanitari, tra cui per esempio la temperatura piuttosto che il battito cardiaco, tramite i quali sarebbe possibile capire se un soggetto presenta sintomi riconducibili al coronavirus. Quindi naturalmente tutti questi sistemi, specialmente nel contesto europeo, è più difficile fare una riflessione simile nel contesto asiatico, devono essere sviluppati con una serie di requisiti di privacy e di protezione dei dati per i quali sono state emanate anche delle specifiche linee guida e indicazioni da parte della Commissione europea. Un ulteriore tema interessante da guardare è quello appunto dei sistemi di riconoscimento biometrico. Ho riportato alcuni casi, alcuni esempi sono abbastanza simili al concetto di tracciamento, per esempio il caso polacco. La Polonia ha sviluppato un'app, Home Quarantine, in cui viene richiesto ai cittadini che sono stati messi in quarantena obbligatoria di inviare dei propri selfie nel momento in cui gli viene richiesto dalle forze dell'ordine. Quindi, per provare di essere effettivamente a casa, il cittadino deve inserire un proprio selfie che poi tramite riconoscimento facciale dimostra che effettivamente l'utente si trovi dove deve essere. Sempre in Cina, che in questo periodo si sta distinguendo naturalmente per la numerosità delle iniziative messe in campo, essendo anche il primo paese che è stato fortemente toccato dal virus, sono stati installati su alcuni bus di trasporto pubblico dei tablet che sono in grado di rilevare la temperatura corporea, quindi qualsiasi passeggero che sta salendo sul bus, deve guardare questi tablet che gli scattano una foto, quindi che poi sono anche utili per identificarlo tramite un sistema di riconoscimento facciale. La foto viene poi combinata con i dati di temperatura corporea per cercare di capire se questa persona può essere positiva al coronavirus. Grazie all'identificazione è poi naturalmente facile anche identificare tutti coloro che sono poi saliti sul bus e quindi potenzialmente sono stati in contatto con un soggetto positivo. Altre applicazioni che si stanno utilizzando, che combinano appunto sistemi in grado di rilevare la temperatura corporea con altri elementi biometrici, sono stati implementati anche all'aeroporto principale di Bangkok, in cui tutti i passeggeri vengono monitorati al fine di identificare i viaggiatori potenzialmente contagiati e le persone che hanno avuto contatti con essi. Non solo, non, il riconoscimento biometrico non è utile solo per riconoscere i contagiati, ma per esempio all'interno di un ospedale coreano a Seoul, è stato implementato, sarà implementato un sistema in grado di verificare in maniera veloce ed efficace l'identità dei pazienti, quindi cercando di accorciare il più possibile le procedure di accesso all'ospedale. Infine, un ulteriore elemento interessante da guardare, specialmente in prospettiva futura, è quello dei sistemi di self-sovereign identity. In particolare, è interessante un caso tedesco di una startup che ha sviluppato un sistema in grado di permettere la prescrizione di farmaci da remoto. Tramite una serie di informazioni registrate dai pazienti, tra cui anche degli elementi biometrici come le impronte digitali,
Queste informazioni vengono raccolte in un wallet digitale che viene reso accessibile al personale sanitario. Personale sanitario che è quindi in grado di identificare, di verificare l'identità del paziente e di emettere quindi una prescrizione elettronica per alcuni farmaci, evitando così che il paziente debba recarsi personalmente dal medico per avere questa prescrizione. Infine, l'ultima iniziativa interessante da analizzare è quella che sta sviluppando un ente formato da oltre 60 organizzazioni in tutto il mondo, chiamato COVID-19 Credential Initiative, che sta sviluppando un progetto che ha la finalità di creare un passaporto di immunità digitale. Questo passaporto dovrebbe riuscire a, passaporto digitale naturalmente, dovrebbe riuscire a immagazzinare al proprio interno una serie di dati e certificazioni tramite le quali gli utenti dovrebbero essere in grado, per esempio, nel momento in cui vogliono accedere a un luogo o devono accedere a un servizio, di dimostrare o di essere guariti da coronavirus, quindi di avere la positività nel test degli anticorpi, oppure naturalmente in un'ottica futura in cui potrebbe essere disponibile un vaccino, di essere effettivamente stati vaccinati. Questi sistemi, come detto inizialmente, sono sistemi in grado di garantire la privacy e di riportare il trattamento dei dati, il controllo dei dati nelle mani dell'utente. Abbiamo visto alcune iniziative, naturalmente ce ne sono tantissime altre interessanti che sarebbe interessante approfondire. Quello che ci tenevamo a farvi vedere con questa breve videopillola è proprio il ruolo che l'identità digitale appunto può svolgere all'interno del contesto del Covid-19. Il digitale può giocare un ruolo fondamentale in questa situazione difficile e delicata di emergenza sanitaria e così anche la dimostrazione e la verifica della propria identità. Grazie per l'attenzione e buona giornata a tutti.